Ciao ragazze, oggi registro il video sui prodotti terminati, sui prodotti che ho smaltito durante il mese di febbraio, quindi il mese appena trascorso. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo che questo video è in collaborazione con la mia amichetta Betta, Betta Bella, qui su YouTube, che saluto, e qua sotto nell'info box vi lascio i suoi contatti, i suoi link di riferimento. Questo mese non ho terminato tantissimi prodotti, ma sono in ogni caso contenta del mio smaltimento prodotti, anche perché sono riuscita a terminare qualche prodotto make up, quindi parto subito e vi mostro tutti i prodotti terminati. Partiamo subito dai prodotti meno interessanti, prodotti che termino praticamente ogni mese, e vi mostro innanzitutto questi dischetti levatrucco, questi dischetti struccanti del marchio Acqua e Sapone. Questi sono 80 dischetti levatrucco e sono quelli double face con bordino, 100% cotone, e hanno un lato struccante e un lato tonificante. Questi li compro solo ed esclusivamente in offerta quando trovo due confezioni per 1,40 euro, quindi 70 centesimi a confezione. Lo sapete, non sono tra i miei preferiti perché li trovo abbastanza spessi, non sono cuciti ai bordi, quindi certe volte si aprono e perdono dei pelucchi, si sfaldano, però li compro per necessità quando li trovo in offerta, li utilizzo, però c'è sicuramente di meglio. Poi ho terminato diverse confezioni di salviettine. Le prime sono queste qui, salviettine umidificate mille usi del marchio Noveltai, non so esattamente la pronuncia, però queste le trovo solitamente da Acqua e Sapone per 1 euro e sono esattamente 20 pezzi. Sono delle buone salviettine perché le termino e le riacquisto spesso e sono anche comode da tenere in borsetta. Le utilizzo ovviamente come salviettine mille usi per pulirmi le mani fuori casa, in casa, dagli swatches, quindi sì, buone, ve le consiglio se riuscite a trovarle. Altre salviettine che ho terminato sono delle salviettine intime e queste sono del marchio Sensure, sono certificate ICEA e sono 12 salviettine intime per l'igiene intima e sono 100% viscosa biodegradabile, formula naturale, certificate ICEA, vi ripeto, quindi senza SLES, parabeni e PEG, senza alcol, e sono esattamente queste qui nella confezione verde. Anche queste le ho comprate da Acqua e Sapone, ma va, e anche queste le ho comprate in offerta, due confezioni anche qui per 1,30 euro, 1,40 euro. Sto già utilizzando la seconda confezione. Anche queste mi sono piaciute tantissimo e le ho utilizzate sia come salviette intime sia come salviette multiuso, sia per pulirmi le mani, gli swatches, ma anche durante il trucco le ho utilizzate insomma come salviettine mille usi, e ve le consiglio perché secondo me sono delle salviette molto valide. Altre salviettine che ho terminato, e queste sono praticamente identiche a queste del marchio Sensure, sono le salviette multiuso, in realtà sono per i bambini, per il cambio dei pannolini, del marchio Baby Clean, e sono 72 salviettine. Questa è la confezione che trovo fantastica, anche perché mi piace tantissimo l'apertura così ermetica, perché non fa seccare le salviettine presenti all'interno. E queste, come quelle che vi ho mostrato prima del marchio Sensure, sono certificate ICEA, viscosa 100% biodegradabile, formula naturale senza SLES, parabeni, PEG, con crema emoliente, olio di mandorle, vitamina E e B5. Queste le ho pagate, se non erro, 1,50 euro, 1,60 euro, quindi davvero pochissimo, per delle salviettine certificate ICEA con un inci perfetto. Queste ovviamente le utilizzo in casa, le utilizzo come salviettine anche qui mille usi per pulirmi le mani, gli swatches, le utilizzo anche quando mi trucco, magari per rimuovere l'eccesso di make up, quando vado magari a sbordare, a sbagliare qualche passaggio, e mi trovo davvero benissimo perché sono profumate, ben imbevute, media grandezza, quindi super promosse e consigliate se riuscite a trovarle. Poi andiamo avanti velocemente, ho terminato questo sapone per le mani, questo detergente del marchio Neutromed pH 5.5 allo yogurt, aloe vera con proteine dello yogurt, nutriente e fresco, questo qui che sicuramente conoscete. Sono
250 ml di prodotto, pagato 1,99 euro. Mi ci trovo benissimo con questi detergenti Neutromed perché hanno delle buone profumazioni, lavano bene e non seccano eccessivamente le mani, quindi promosso e sicuramente lo riacquisterò. Sto provando un pochino tutte le profumazioni e con tutte più o meno mi ci trovo bene. Poi, altro prodotto terminato è questo colluttorio qui, abnorme da 500 ml, del marchio Colgate, il Max White One, denti bianchi più a lungo, questo è alla menta, 500 ml, pagato 1,50 euro / 2 euro all'incirca. Mi ci sono trovata benissimo, è un ottimo colluttorio che pulisce bene il cavo orale e lascia l'alito fresco. Ho notato anche un leggero effetto sbiancante, ma... Poi, andando avanti, ho terminato anche un detergente intimo, questo qui ve lo mostro spesso, è del marchio Sanosan, detergente intimo delicato, pH fisiologico, questo qui da 200 ml che pago anche qui 1,99 euro, sempre d'acqua e sapone, e lo sapete mi ci trovo molto bene, è un ottimo detergente intimo delicato, dalla buona profumazione che sta di talco e nulla, svolge bene il suo compito, lo trovo delicato, non mi ha mai irritato, mi lascia profumata e tranquilla per diverse ore, quindi perfetto, sicuramente lo riacquisto. Poi, altro prodotto terminato, questa volta però per quanto riguarda la cura del viso, è questo prodotto del marchio Kadi che vi ho già mostrato in un video precedente, nel video dei bio preferiti del periodo che vi lascio linkato qui da qualche parte, e sto parlando di questo prodotto del marchio Kadi, ovvero l'acqua di rose, questa qui, in questo flaconcino da, se non erro, sì, 210 ml di prodotto, e l'ho pagata sui 10-11 euro sul sito di Ecoverde. Mi ci sono trovata benissimo, ovviamente non sto qui a dilungarmi, anche perché in quel video dei bio preferiti ve ne ho parlato largamente. In ogni caso io utilizzo l'acqua di rose come tonico per il viso e la trovo perfetta perché è molto delicata, lenitiva, idratante e antiarrossante, quindi ve la straconsiglio come tonico per il viso e sicuramente in futuro non mancherà occasione per riacquistarla, quindi promossa e consigliata. Poi, altro prodotto terminato è questo mega bagnoschiuma del marchio Vidal. Questo qui è il Sensitive nella profumazione al talco, talco liquido, bagno dermoprotettivo, contiene 500 ml di prodotto, pagato 1,99 euro. Lo sapete, io con questi bagnoschiuma del marchio Vidal, bene o male, con tutti mi trovo molto bene. Mi piacciono le profumazioni, sono abbastanza cremosi, idratanti sulla pelle del corpo e il profumo rimane abbastanza a lungo sulla pelle del corpo, quindi li compro molto molto spesso e con molto piacere. Se non li conoscete ancora, ve li straconsiglio perché sono degli ottimi prodotti. Passando invece alla cura dei capelli, ho terminato diversi prodotti. Innanzitutto questo shampoo, questo qui è del marchio Lavera, e questo è lo shampoo alla mela, indicato per capelli normali. Contiene al suo interno 200 ml di prodotto e l'ho pagato 4,399 euro sul sito di Ecoverde. Vi consiglio, se siete interessate all'acquisto, di comprare questi shampoo e balsamo, ma in generale i prodotti del marchio Lavera, sul sito di Ecoverde o comunque online, perché solitamente questi prodotti si trovano anche nei negozi bio, Natura Sì e via dicendo, però lì hanno un prezzo decisamente superiore e maggiorato, quindi state attente e cercate di acquistarli online. Comunque, con questo shampoo alla mela io mi ci sono trovata abbastanza bene, sicuramente, ecco, non è lo shampoo della vita, non è uno shampoo che mi ha particolarmente entusiasmata o colpita, però è uno shampoo buono, accettabile. La profumazione alla mela mi piace tantissimo, si sente tanto e persiste anche abbastanza sui capelli, sulla cute. Lava bene, però devo dire che l'unico problema, l'unico inconveniente di tutti gli shampoo del marchio Lavera, perché io ne ho provati diversi, è che tendono a lasciare i capelli annodati, aggrovigliati.
Di conseguenza c'è bisogno sempre di un buon balsamo che vada ad ammorbidirli e districarli, perché questo da solo non ce la fa, non ce la può fare. Però insomma, per il resto, rapporto qualità, quantità e prezzo davvero molto buono. Se siete interessate, io ve lo consiglio, perché insomma non ho nulla da ridire per quanto riguarda questo shampoo. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, però qui non mi dilungo perché di questo prodotto vi ho parlato tantissime volte, ho terminato l'ennesima confezione di Balsamo Splendor, questo qui con il tappino marrone, nella versione fiori di mandorlo e karité, dolcemente nutriente per capelli secchi e danneggiati, il mio preferito tra tutti i Balsamo Splendor, 300 ml, lo pago meno di un euro, 80-90 centesimi in offerta. Faccio sempre scorta e infatti sto utilizzando in bagno l'ennesima confezione di questo balsamo. Mi ci trovo benissimo e ve lo straconsiglio. È molto idratante, nutriente, districante, ammorbidente, ha un ottimo profumo che persiste anche sui capelli, quindi nulla da dire, super consigliato, un prodotto ormai must have che non può mancare nella mia dispensa, nel mio bagno, ecco. Poi, andando avanti, vi mostro un altro prodotto per capelli, una maschera. In realtà io vi mostro questa confezione Geomar, di una crema per il viso Geomar, ma non c'entra niente. Semplicemente il prodotto era contenuto all'interno di questo barattolino, perché in realtà è un campioncino che mi è stato dato per provarlo dalla mia amichetta Sara, superhappy89, link nell'info box. E mi ha dato praticamente un campioncino bello consistente, perché ci ho fatto 2-3 applicazioni, della maschera capelli Linissimo di Fito Cose, molto molto famosa come maschera, molto apprezzata, però purtroppo io non mi ci sono trovata bene, neanche lei, e non mi sono trovata bene perché? Perché secondo me non è una maschera capelli adatta al mio tipo di capello. Voi lo sapete, io ho una cute che tende a ingrassarsi, sporcarsi facilmente, e poi ho le lunghezze un attimino più secche. Secondo me questo prodotto è troppo pesante per i miei capelli, infatti il risultato finale era pessimo, i capelli sembravano molto più sporchi, molto più appesantiti, e già subito dopo il lavaggio l'effetto era terribile, quindi dovevo procedere nuovamente con un altro lavaggio capelli, e sinceramente non mi sembra il caso. Sicuramente questo è un prodotto che va bene per le persone che hanno dei capelli molto danneggiati, molto secchi, molto crespi. Nel mio caso non è così, io non ho bisogno di tanto nutrimento, ma ho bisogno di una buona maschera che non vada ad appesantirmi i capelli. Questa purtroppo lo faceva, andava ad appesantirmi i capelli, renderli quasi unti, sporchi, già subito dopo il lavaggio, e sinceramente non ci tengo a comprare un prodotto in full size di questo tipo. La maschera Linissimo, se non erro, contiene 200 ml di prodotto e costa sui 9-10 euro. Comunque sono ben contenta di aver provato un campioncino, così mi sono fatta la mia idea, però vi ripeto, non è un prodotto che si adatta al mio tipo di capello e alle mie esigenze, quindi nada. Poi, altra maschera capelli che ho terminato, questa la compro spesso, è questa qui del marchio I Provenzali, maschera capelli ristrutturante protettiva ai semi di lino. Contiene 200 ml di prodotto, in offerta la pago sui 3,50-4 euro, non di più. Vi mostro che l'ho terminata completamente, c'è un pochino d'acqua all'interno. Io mi ci trovo benissimo e vi straconsiglio questa maschera per capelli, perché ha un buon inci, ha un buon prezzo, è abbastanza reperibile, mi piace l'effetto sul capello, non è la maschera migliore del mondo, però ammorbidisce, districa e nutre, e si adatta insomma alle mie esigenze. Se devo consigliarvi una maschera per capelli, la mia maschera per capelli preferita in assoluto per quanto riguarda l'ambito low cost, vi consiglio quelle del marchio Omia. Al contrario, se cercate qualcosa di completamente eco-bio con un prezzo un attimino più elevato, vi consiglio la maschera ristrutturante di Bioficina Toscana, perché quella è davvero il top. Poi passiamo all'ambito make-up, quindi stiamo concludendo.
ho terminato, diciamo così, disintegrato questa lima per unghie del marchio Yves Rocher. Questa è piccola, da borsetta, mi era stata regalata da Yves Rocher, mi ci sono trovata benissimo, una comune lima per unghie, comoda perché piccola, quindi potevo portarla dappertutto, in borsetta, in viaggio e via dicendo, completamente disintegrata, buona. Poi ho terminato purtroppo il mio balsamo labbra preferito, uno dei miei balsamo labbra preferiti in assoluto, ovvero questo qui del marchio L'Erbolario, il Nutrilabbra vellutante e 4 burri. Questo contiene 4.5 ml, costa sui 5 euro. Ho saputo che hanno addirittura aumentato il prezzo di questo balsamo labbra, ora costa 5,30 se non sbaglio, e secondo me è un prezzo assurdo, davvero troppo elevato. In ogni caso, terminato completamente, non c'è più prodotto all'interno. Io adoro questo balsamo labbra, è molto idratante, molto nutriente, mi lascia le labbra vellutate, morbide, setose, labbra sane. Secondo me però l'effetto di questo balsamo labbra è molto simile al balsamo labbra protettivo del marchio COP, della linea Vivi Verde COP. Secondo me sono molto simili in quanto a idratazione e nutrimento, quindi se non volete spendere 5 euro perché sono tanti per un balsamo labbra, vi consiglio l'alternativa economica, ovvero il balsamo labbra COP della linea Vivi Verde. Io con quello mi ci sono trovata benissimo, altrettanto bene, però lo sapete, ve lo dico praticamente in ogni video, non ho una COP in Sardegna, proprio non esiste e non posso riacquistarlo. Se capita l'occasione questo lo riacquisto, però sicuramente ci sono delle diciamo alternative altrettanto buone, ma sicuramente più economiche in commercio. Comunque questo è un top, un must have. Poi, altro prodotto terminato sempre per quanto riguarda il make-up, è questo correttore illuminante in penna del marchio Catrice. Questo è il Retouch Light Reflecting Concealer. C'era pochissimo prodotto all'interno, 1.5 ml, e questo l'ho comprato lo scorso anno con i saldi, me lo ricordo. L'ho pagato 2 euro, 1,99 euro. In realtà però all'interno c'è pochissimo prodotto, quindi davvero si termina con una velocità imbarazzante, in pochissime applicazioni questo prodotto si termina. E non ho particolari cose da dirvi per quanto riguarda questo correttore, un comune correttore illuminante, e vi mostro anche il pennino, così molto comodo, molto pratico sia per applicare sia per sfumare. L'unica cosa di questo correttore che ci tengo a dirvi è che mi ha lasciata molto così perplessa, e che all'interno sembrava avere dei glitter, dei micro glitter, delle perlescenze, delle pagliuzze che sinceramente mi hanno lasciata in dubbio, perplessa, quindi niente, sicuramente non lo riacquisto perché non mi ha colpita particolarmente. E ultimo prodotto terminato, altro prodotto make up, è questo prodotto EcoBio del marchio Benecos, il Natural Mineral Powder, ovvero questa polvere che si può utilizzare sia come cipria e sia come fondotinta minerale, perché ovviamente è in polvere libera. La colorazione era la Light Sand, una delle più chiare, 10 grammi, costa 5,49 euro. Io mi ci sono trovata benissimo, perché? Perché si può utilizzare sia come cipria sia come fondotinta minerale, molto molto leggero. Mi piace la polvere perché è molto fine, non si sente sul viso, non la appesantisce, molto confortevole, ha una durata abbastanza buona, sicuramente la copertura non è elevata, però secondo me è un prodotto perfetto per i periodi più caldi, magari primavera, estate. Secondo me è perfetto ed è sicuramente un prodotto molto valido che vi straconsiglio. Se capita in futuro penso proprio di riacquistarlo, quindi promosso e consigliato. Ok, io ho terminato, questi erano tutti i prodotti smaltiti durante il mese di febbraio, come vedete non sono tanti, però come dico sempre io, l'importante è terminare sempre qualcosa. In questo mese ho terminato anche qualcosina di make up e di conseguenza sono soddisfatta. Io spero come sempre di esservi stata utile, di compagnia, fatemi sapere che cosa ne pensate, un bacio e alla prossima, ciao!